un fatto inconscio, però io penso sempre e solamente a una cosa. Pensiamo sempre a quelle che hanno le chiappe su, che fanno tanto le menose ma ne vogliono di più. Per noi va bene che sia bianca, nera, gialla, anche blu. Vogliamo fare e poi farne di più. Abbiamo l'arrappaggio cronico da mal di stomaco, vogliamo tante d'aver nel vomito e non ci basta mai, mai, lo sai, sai, sono guai senza di loro. Non dormo più la notte perché ho perso il mio tesoro. Se trovi che sia strano che certa roba sia in italiano, caghiamo delle strofe senza senso, parliamo delle trombe, di quanto le penso. Ci piacciono le chiappe se son grosse, le donne che non vogliono risposte. Caghiamo delle strofe senza senso, parliamo delle tue di quanto le penso. Quando è cominciata la tua carriera da skimmer pro? La mia carriera è iniziata circa 10 anni fa. Ancora ero bimbetto, usavo gli skimmer dell'edicola. Sai quelli Beach Explorer? Oppure dei marocchini, ho scritto Italia, Brasile. No, anche se il legno era un po' toscadente, si viaggiava molto bene. Poi è arrivata la svolta circa 5 anni fa. Mi sono voluto permettere di comprare un BZ in legno di balsa. Molto pregiato per questi tipologie di skim, sta a crollare di tutto, ah, 180, 360, grab, poi per semplici come Showit e altre calzate varie. Sarà un viaggio nel cassetto che è andare a cavo classico. Come ritieni il livello di skimboard in Italia? Ma che domanda è? Ma ti fai queste domande che a me? Io mi incazzo su queste cose. Uno, le onde non ci sono. Due, quando ci sono c'è la gente in mezzo che rompe le palle. Tre, gli skimmer si rompono dopo 3 giorni perché ci sono questi sassi che ti spaccano tutto, ti spaccano anche H e D. E quattro, non lo so. Però faccio in Italia il livello è molto basso.